Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12.34 minuti in questo istante di oggi, lunedì 2 luglio. Benvenuti a una nuova settimana e un nuovo mese in nostra compagnia. Ultima settimana di Good Morning Milano perché da lunedì prossimo si torna con Summer in the City. Lo sapete, la versione estiva di Good Morning Milano dal cortile della nostra redazione. Sotto un gazebo ci beviamo qualcosa in compagnia dei nostri ospiti. E quindi devo chiedere scusa agli ospiti di oggi che non gli ho offerto nulla da bere. Diamo il benvenuto a Domenico Affrontera e Verde Alfieri. Buongiorno a entrambi. Ciao, buongiorno. Buongiorno, vi chiedo scusa. Iniziamo settimana prossima a bere cocktail all'ora di pranzo. Possiamo tornare, potete tornare proprio, possiamo tranquillamente rinvitarvi. Un buon giorno a entrambi e siamo qui oggi a parlare di una cosa molto interessante. Voi siete degli artigiani, entrambi, Sandra, perché sì, anche Verde, che tu sei un artigiano a tutti, tutti gli effetti, che avete trovato un modo diverso di produrre e vendere soprattutto poi i vostri prodotti. Lo fate tramite una piattaforma online che si chiama Etsy.com. Di che cosa stiamo parlando? Chi è che può darmi un'idea di che cosa sia Etsy? Dunque, Etsy è una piattaforma globale che permette a piccoli artigiani, hobbisti, amanti del vintage di aprire il proprio negozio e poter vendere liberamente in tutto il mondo. Quindi crea una grande community tra persone che hanno per l'hobbistica, la manualità, l'artigianato e passione per il vintage, dando la possibilità appunto a tutti quanti in maniera molto semplice di poter vendere. Questo un po' è riassumendo che cos'è Marketplace. Infatti questa famosa parola marketplace, che in questo caso appunto è globale, come dicevi, mondiale, cioè voi potete tranquillamente vendere attraverso, io ce l'ho qui proprio sul computer in questo momento che lo sto navigando, avete la possibilità di vendere i vostri prodotti praticamente in tutto il mondo. Assolutamente sì. Io principalmente vendo negli Stati Uniti, per esempio, però ovviamente anche in Italia o in Inghilterra, in altri paesi. Insomma, diciamo che a livello globale tocca tutti i paesi e devo dire che è una bellissima piattaforma che dà delle grosse opportunità da questo punto di vista, insomma. E allora parliamo un attimo della vostra esperienza. In questo momento stiamo vedendo sempre una tua creazione, Verde, giusto? Sì. Questa è una tua creazione, sì. Alfieri Jewel Design è il nome del tuo negozio. Di cosa vendi e cosa produci? Ma allora, principalmente io realizzo gioielli in carta in questo momento, anche se uso anche altri materiali, e per me la carta è stata una scoperta perché mi ha dato moltissime opportunità di mettere in pratica la mia creatività. Essendo io comunque un'artigiana, usando molto materiali che sento con il tatto, la carta era per me il mezzo migliore. E realizzo bracciali, collane, orecchini, uso anche altro tipo di materiale, ma la carta fa la base di tutto, insomma. Direi che anche la base di tutto vedo che c'è la fantasia e la passione, sì. Perché ho guardato adesso, tu hai 118 articoli sul tuo marketplace, sì. Insomma, cioè, lavoro tantissimo, non ti fermi mai. Esattamente, assolutamente. Verrà dire che questa è però anche la fortuna di avere un marketplace appunto, certo. Online, cioè non hai bisogno di avere grandissimi magazzini, no. La possibilità di fare... Come funziona anche quello? Se tu lo fai su ordinazione, li fai già, come funziona? Essendo pezzi unici, okay. Io lavoro su ordinazione, diciamo, perfetto. Così, quindi chi compra il mio oggetto ha il suo oggetto, lo vede sul mio shop, sul mio Etsy shop, ma comunque è unico. Assolutamente singolare, diciamo così. Allora, spieghi un po', da quanto tempo sei su Etsy e da quanto tempo fai invece questi prodotti? Allora, io in realtà ho iniziato, diciamo, per gioco e vendevo le mie piccole cose ad amici, ecco. Poi improvvisamente ho sentito la necessità di ampliare un po' il mio, diciamo così, bacino d'utenza. Conoscevo già Etsy e ho pensato di aprire il mio shop all'interno di questa piattaforma, di questo marketplace, e devo dire che è stata una bellissima opportunità. Ci ho messo un po' a capire come funzionava, ma è soltanto stato il mio problema, anche se è molto semplice aprire un negozio. E poi alla fine piano piano si sta avviando e speriamo. Io mi avevo chiesto, ma cosa serve per un negozio? Serve chissà quante documentazioni, dove portare. Guarda, è facilissimo, è veramente semplice, basta un indirizzo mail, un conto corrente, basta quello. Semplicissimo. Quindi insomma, come dire, il largo spazio invece appunto alla tua fantasia e alla tua creatività, ci serve quello in realtà. Esatto, sì.
Nel tuo caso invece, Domenico, insomma, i tuoi pezzi sono un po' più ingombranti, a volte ho visto nel tuo negozio, perché raccontaci un po', appunto, tu non fai questo di mestiere? No, io di mestiere faccio tutt'altro, mi occupo di prodotti cosmetici, anzi di cosmetici vegani biologici, proprio per andare a definire una nicchia, e questa in realtà è la mia passione, e nonché fa parte del mio percorso di studi, perché io arrivo dalla scuola di design e poi per contingenze lavorative sono finito a fare altro, ma questa è una cosa, la manualità, il design, l'oggettistica è qualcosa che mi sono sempre portato dietro come passione nel mio tempo libero. Quindi da lì alla lavorazione del legno, poi chiaro, io disegno e invento un po' degli oggetti che poi produco in legno, in diverse forme, in diverse misure. Ecco, al contrario di Verde, io faccio un po' più fatica a lavorare con gli Stati Uniti per motivi dimensionali. Quindi infatti che qua Manuel, ti chiedo ancora di far vedere il sito, in questo caso stavo volendo proprio Front Basement, che è il negozio di Domenico, e insomma effettivamente sono degli oggetti bellissimi, però effettivamente immagino che ad esempio questo comodino in legno di cedro, davvero bello, spedirlo negli Stati Uniti forse qualche problema. È un pochino più problema. Però dicevi che nonostante questo tu hai la tua grande bacino di clienti in Europa invece. Sì, ecco, questo alla faccia della famosa internazionalizzazione, che no, parlano tante delle piccole e medie imprese che devono andare all'estero. Voi all'estero in un paio di clic siete finiti. Sì, assolutamente. Io l'ho fatto apposta per questo, perché chiaramente prima di aprire un negozio su Etsy io vendevo solo nei mercatini, e al contrario di Verde io su Etsy ci sono da molto meno tempo, da circa un anno. E, ecco, aprire un negozio su Etsy mi ha dato la possibilità di poter vendere e dare visibilità ai miei prodotti anche e soprattutto all'estero, perché dovendo valutare i contatti che ricevo e le vendite che faccio all'estero rispetto a quello che faccio in Italia, diciamo che un 80% è all'estero, all'interno della comunità europea per il momento, e un 20% in Italia. Quindi parlami di Cicerchia, che la sto guardando in questo momento. Cicerchia? Cicerchia, ti ha incuriosito il nome? Sì, forse avrei visto il ragazzo di campagna, e per quello che magari ti ricorda qualcosa di sonoricamente affine. Ecco, questo è stato un po' è un nome simpatico. Tra l'altro questa è una collaborazione con altri due artigiani che sono anche loro su Etsy. E qui abbiamo creato una specie di co-working diventato. Si possono fare delle collaborazioni con altri artigiani e mettere in vendita questi oggetti che nascono appunto dalla fantasia e dalla manualità di più persone. Voglio fare i mercatini, non riuscivi a farlo. No, assolutamente. E questo Cicerchia è un altoparlante Bluetooth a cui si può collegare qualsiasi dispositivo che abbia la tecnologia Bluetooth, e è fatto tutto chiaramente con legni pregiati e insomma è uno dei prodotti tra l'altro più ricercati, su cui riceviamo e ricevo più contatti. Allora sono banale anch'io subito. Beh, oddio, dai, mica tanto. No, visto che in realtà il comodino, io continuo a dirlo, sa mai che prima o poi citofono, arriva il comodino qua, io sono contento. Però no, parlavi tutto di materiali pregiati, legni pregiati, tu invece usi la carta soprattutto. Io uso la carta. Ecco, dove trovate i vostri materiali e che uso? Ma allora, principalmente la carta che utilizzo è o italiana o americana, però io riciclo anche molto, per esempio uso molto i libri, riciclo libri vecchi, e, come per esempio questo ciondolo. Ritaglio manualmente, che sembra una parola molto forte, però è proprio così, e ritaglio tutti i vari dischetti di carta e utilizzo queste carte, che poi vengono trattate successivamente, perché si sa che la carta comunque è un materiale che potrebbe, dico potrebbe perché comunque non è così, si può distruggere, ma in realtà devo dire che è molto resistente. La cosa bella appunto è che appunto qui l'abbiamo dal vivo in studio, sì. Ma se vado su Etsy lo trovo, il giro di carta, in questo momento Manu ce l'ho proprio qua sul mio computer, lo vediamo, il giro di carta girocollo, ecco, è lo stesso più o meno, diciamo, perché più comunque o meno sono sempre pezzi tutti originali. Diversi, sì, pezzi unici che sono sicuramente belli dal loro punto di vista, diciamo così, della creatività, ma proprio perché è il pezzo di quella persona, fatto per quella persona che lo ha acquistato. Non faccio mai nulla, diciamo così, prefabbricato, diciamo così, ecco. Per cui alla fine sono sempre contenta di aver realizzato qualcosa di diverso, insomma. Perfetto.
Perché scegliere appunto una piattaforma per vendere i propri prodotti? È anche più facile arrivare al cliente? Come funziona? È più semplice perché comunque c'è una community molto forte, molto attiva, che magari anche Domenico può dirci che cosa ne pensa, perché comunque sia dà l'opportunità di farsi vedere, no? Di farsi notare, di partecipare, di essere comunque integrato, di avere un riscontro immediato se ci sono eventuali problematiche, che comunque anche lo stesso Etsy riesce sempre a risolvere molto brillantemente. E comunque c'è questo aspetto molto forte che secondo me è importantissimo, perché avere un proprio negozio online, magari in altri posti, in altri siti dove non è attiva questo tipo di situazione, non hai un riscontro. Complicato, no? È un riscontro. Sì. Parlando di community, è così che sei riuscito a fare anche queste collaborazioni insieme agli altri? Sì, 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 assolutamente. In realtà alcuni conosciuti nei mercatini che poi mi hanno suggerito di aprire un negozio su Etsy, altri invece con cui sono entrato in contatto tramite la piattaforma, perché come diceva appunto Verde c'è una community molto forte. Io aggiungerei solo una cosa: non sottovaluterei i numeri di Etsy, perché 35 milioni di utenti che navigano su questa piattaforma alla ricerca di prodotti sono una bella... Tutto milioni di potenziali acquirenti, insomma, trovato un centro commerciale che vi dà questa possibilità. No, esatto. Tutto fatto rigorosamente a mano, indubbiamente. Infatti, perché appunto, dicevamo, ci sono tre macro categorie, giusto, per poter vendere su Etsy, bisogna rientrare in queste categorie, è quasi più facile rientrarci che non rientrarci. Che comunque sono abbastanza larghe, ma l'importante è che ci siano c'è la categoria vintage, mi dicevano, quindi giusto, quindi cose diciamo non mie, ma che posso appunto riproporre in quanto vintage, l'artigianato, quello di cui fate parte voi, e poi anche i materiali per la creazione, per la creatività, giusto? Sì. Una cosa invece che prima parlavo fuori con i miei colleghi, perché insomma Etsy l'ha conosciuto anche in redazione, dicevano molto interessante anche la possibilità a volte di vendere prodotti digitali, nel senso di non necessariamente appunto il comodino famoso, che continua a ripeterti, che sarai, ti piace perché continuano a parlare del comodino, no, ma anche appunto degli oggetti molto più facili da tenere in magazzino, forse senza spedizione, ma che possono essere utilizzati di tutto il mondo. Esattamente. E a quel punto immagino quindi un mondo di grafici, so che c'è tutto un mondo dentro delle agende che vendono questi PDF da potersi stampare, insomma a 35 milioni di potenziali acquirenti, enorme. Tu dicevi, Verde, solo quanti anni ormai che sei su Etsy? Ma il negozio è stato aperto all'inizio del 2014, però ho avuto un po' di difficoltà perché sono stata, colpa mia, semplicemente mia colpa, perché non avevo capito come funzionava. Poi entrare dentro ai gruppi che ci sono molto attivi online. Mi sembra, quando ho capito, cioè assolutamente è come un negozio vero, non basta aprire la sua serata. Assolutamente. Poi devi far sapere al vicinato che assolutamente è il tuo negozio. Devi abitare nel tuo shop online e quindi alla fine ti si apre un mondo, ma veramente, perché comunque è stata una scoperta per me. Pensavo fosse banalmente un classico e-commerce, invece è tutto un mondo. C'è che, un mondo. Ormai tu fai questo a tempo pieno? Questo è il mio lavoro a tempo pieno, diciamo che sono ancora numeri piccoli, spero possa crescere, e devo dire che mi sono affidata completamente a Etsy, perché ho fatto anch'io qualche mercatino, ma avendo dei pezzi un po' particolari è molto difficile riuscire ad avere il target che vorrei io, ecco. E quindi spero che comunque Etsy mi dia l'opportunità di vendere all'estero, cosa che sto già facendo, ma vorrei veramente ampliare molto di più. Domenico, invece tu da quanto tempo sei su Etsy? Come sta andando? Tu sei proprio più giovane. Io sono da molto meno tempo rispetto a Verde, perché è meno di un anno che ho aperto il mio negozio su Etsy. E... poi ti vedo meno convinto. Sì. No, beh, ti dicevo, mi ha dato la possibilità di farmi conoscere all'estero, cosa che non avrei avuto assolutamente la possibilità di fare. Te lo immaginavi questo? No. No. C'è da dire una cosa, che comunque il made in Italy e l'artigianato italiano comunque all'estero ha sempre un certo tipo di appeal, quindi siamo fortunati. Ci agevola, ecco, nel e forse infatti se guardiamo un attimo ancora il negozio di Domenico, forse ad aver messo quel end made in Italy sulla sua destra sicuramente aiuta, ma non si, facciamo vedere un attimo ancora il negozio di
Di Domenico possiamo vedere appunto che hai voluto proprio dare Sì. l'impronta Questi sul Land Made in Italy, come è scritto appunto nel tuo sito che ho qua sul sono computer. suggerimenti che arrivano un po' dalla community, ecco, perché come diceva Verde, far parte di queste community di venditori che si aiutano, si supportano, si danno suggerimenti, permette di correggere dei piccoli errori che magari inizialmente si fanno e che fanno partire un po' più lentamente il negozio, mentre invece seguendo questi suggerimenti, poi lavorando anche sulle parole chiave che si utilizzano nelle descrizioni degli oggetti, poi si ha la Interessante, possibilità di adesso lavorare bene. chiedo che sto navigando, quindi chiedo a voi che siete gli esperti del sito. Vedo qui due pulsanti molto interessanti. Uno richiede ordine personalizzato, cioè Sì. posso chiederti qualcosa di Sì. entrambi? Sì. Come funziona? Questa è una possibilità che si può lasciare aperta agli acquirenti. Io, per esempio, faccio degli oggetti, ma lascio la possibilità a chi li vede di potermeli chiedere magari con un legno diverso, magari colorati, magari ecco, quindi lascio aperta questa Assolutamente. possibilità perché mi piace anche lavorare secondo i gusti delle persone che poi mi E poi c'è contattano. appunto questo contatto al proprietario del negozio che sembra una cosa banale, ma forse è quella che più è comoda per poterlo, nel momento in cui stiamo parlando di oggetti unici, Sì. potersi confrontare con Un voi. confronto diretto che secondo me è importantissimo perché effettivamente io vengo contattata molto spesso da acquirenti o possibili tali che comunque mi chiedono un sacco di informazioni su come è fatto l'oggetto, le dimensioni, quali colori sono disponibili, se possono cambiare materiali, comunque è un'opportunità in più, insomma. Ecco, ricordiamo un po', no? Come funziona se io voglio aprire un negozio su Etsy? Cosa devo Beh, fare? Devo ma andare alla Camera di Commercio, devo semplicemente andare in no, Vaticano, devo assolutamente, andare. Dove devo andare a chiedere, a assolutamente. fare carte È come bollate? registrarsi per aprire un nuovo indirizzo, un account Ah, email, cioè quindi si ok. lasciano i propri dati, c'è bisogno di un'email chiaramente per ricevere una corrispondenza, confermare l'account e quant'altro. È Sì, aperto anche agli hobbisti, quindi non necessariamente a chi ha non è un'attività. necessario avere partita IVA o attività e Molti quant'altro. hobbisti, raccontiamo, che poi appunto è tutto quel mondo giustamente che gira intorno a quei famosi mercatini di cui parlavi Esatto. prima tu, Domenico. C'è un mondo di hobbisti che Sì. fa delle cose, anche dei signori cose, nel Sì. senso, che qui possono avere l'opportunità di Sì. rimanere hobbisti, quindi appunto non dover Beh, fare chissà quali hai due voli esempi. pindarici, infatti, perché tu pare sei Esatto. ancora un Sì, hobbista, giusto? Infatti, assolutamente, quindi sì. insomma, perché si sta a certi limiti, si può fare tranquillamente. E mi dice, io quanto ci metto per il mio negozio? 5 minuti ad Ma aprire sì, un negozio, cioè non è molto necessario altro. Poi semplice. ecco, c'è tutta un'attività da fare sulle descrizioni degli Sì. oggetti, sono importanti gli scatti fotografici, quindi ci sono tanti accorgimenti che poi permettono di impostare correttamente un negozio, però ecco, la fotografia per esempio è Molto molto, molto importante. Delle importante. belle Sì. Io ho visto che fotografie. entrambi insomma ci avete dato dentro delle foto, Ci quindi siamo sono impegnati. molto molto ben diciamo che è stato un lavoro costruite. faticoso, ma Sì. piano piano siamo arrivati a un Siete impegnati risultato davvero. E poi ti soddisfacente. migliori perché ti porta anche a migliorarti, insomma. Sempre con il confronto con gli altri, partecipare a questi famosi team, ti dà la possibilità di migliorarti, capire quali sono gli errori, correggere e migliorarsi, cambiare. Quindi il confronto con gli altri è fondamentale a questo punto, cioè Sì. con gli altri venditori di Etsy, Sì. dice, è fondamentale perché io riesco a migliorarmi. È interessante perché non è un'ottica di concorrenza a quel punto, ma di No. collaborazione. Sì, si arriva un po' a una collaborazione basata su suggerimenti, su come utilizzare il marketplace, perché fondamentalmente è tutto da scoprire, quindi alla fine uno ha bisogno di suggerimenti e allora partecipo, c'è un bellissimo forum che Etsy gestisce molto bene, devo dire, dove è presente costantemente durante l'arco delle 24 ore, perché essendo globale comunque abbiamo 24 ore continue di opportunità di contatto diretto con il mio vicino di casa oppure con quello che sta in Australia, per esempio, insomma. E davvero comunque sto guardando in questo momento, io che mentre parlo continuo a guardarmi il sito, abbiamo veramente di tutto e di più perché le categorie sono tantissime, abbigliamento, articoli per la casa, poi anche per categorie, per feste, intrattenimento, arte, oggetti da collezione anche e soprattutto appunto quello che diceva prima anche questi materiali invece per creare, quindi chi magari ha voglia e anche se un artigiano può trovare qui i materiali, alcuni tipi di materiali per poter fare le proprie creazioni. E poi vedo che sono anche poi vari temi, in base diciamo anche al momento storico dell'anno, in Sì, base a quello sì. che c'è, insomma c'è un po' di tutto.
Abbiamo visto appunto come è semplice aprire fondamentalmente in pochi minuti, ricevete un'email, pochi clic, si apre il proprio negozio, poi bisogna starci a viverlo, giustamente come diceva Verde, per cercare di condividere il più possibile e insomma anche contaminarsi forse a volte della dire certamente, sì, assolutamente sì. Il confronto diretto è fondamentale, come dicevo prima, cambiare per migliorarsi soprattutto e scoprire anche che cosa offre il mercato, perché potrebbe essere un'opportunità di cambiare, nel senso se io realizzo una cosa che effettivamente non riesco a vendere, magari ne creo una completamente diversa per gestire. Adesso vi faccio la domanda romantica. Ve la ricordate la vostra prima vendita? Sì. Il primo oggetto che avete venduto? Sì, che adesso non produco più, tra l'altro. Panico? Panico assoluto perché... Festa, cioè... Ma sì, alla fine No, avete capito com'è, ha capito com'è. Si è agitata con questo che cosa. Lei si è agitata e ho stappato la mia cosa. Come ho fatto? Come è successo? Come è successo? Posso dire, dopo un anno è arrivata la prima vendita, si vede che ha funzionato tutto il lavoro che ci ha messo dietro. E tra l'altro la persona che mi ha acquistato questo gioiello, che non era di carta, oltretutto mi ha scritto in privato con una quantità di complimenti infinita che mi ha aperto un mondo e ho detto sì. Invece i tempi molto più rapidi da quanto ho capito, perché insomma se solo un anno che sei su Etsy già... Sì, dopo un paio di mesi ho venduto la prima lampada in Germania, mi ricordo ancora una signora tedesca. E parliamo di oggetti comunque appunto, cioè... Sì, ma anche abbastanza grande, infatti era tra l'altro a me, cioè, comunque, io me ne separo con grande difficoltà, perché se oggetti unici, alcuni tra l'altro... Lei va in alza se gli arriva l'ordine, Tu però puoi andare in alza se ti va via, ma lo fa cosa fa? Perché mi piacciono, poi alla fine mi piacciono, dico questo però sarebbe bene anche in casa mia, magari lo appendo, lo lascio lì, poi quando lo vendo lo devo tirar giù. E potresti fare quelle belle foto, le robe prese in casa, le metti su Etsy. Esatto, infatti io uso casa mia come set fotografico. Ti dico lo showroom... Almeno esatto. Così poi puoi lasciare, se no non puoi più tenere. Sì, sì, è un ottimo esercizio di separazione. Ma com'è stata la prima volta appunto che hai ricevuto? Quando hai ricevuto? Inaspettato, perché comunque non, cioè, mi aspettavo un po' di contatto prima, no? Magari una richiesta di informazioni. Sì, invece i tedeschi sono così. Piaciuta. Vedono, gli piace, acquistano e non rompono le scatole. Cioè, sono fantastici. E tu hai detto, oddio, adesso poi mi sono organizzato in fretta per la spedizione, ero un po' impreparato, nel senso che comunque... Sei andato in ansia anche tu. No, ho mantenuto la calma però, poi ero... Ecco, su tutte queste pratiche, appunto, spedizione così, immagino che il forum di cui parlavi prima è fondamentale. Cioè... Sì, perché comunque ti dà un'opportunità di capire. Perché in un paese come l'Italia, a volte, cioè, capire come si fa a spedire già solo una lettera è complicatissimo. Complicata, che sono una raccomandata, immagino, spedire una lampada in Germania. Sì, sì. Grazie al forum invece immagino che tutto sfili liscio. Io ho scoperto opportunità che effettivamente non conoscevo e è stato più semplice per me capire come spedire i miei oggetti, che comunque... sono non fragili perché comunque sono fatti bene, con cura, ma necessitano di una spedizione accurata. Perché, lo chiedo a chi è meglio di voi due può darmi un motivo, perché dovrei aprire il mio negozio su Etsy se produco o creo qualcosa? Beh, te l'abbiamo già detto, no? Beh, insomma, ti dà la possibilità sicuramente ad un costo minimo, perché aprire un negozio su Etsy costa zero, c'è una piccola fee da pagare nel momento in cui si pubblicano degli annunci o si mettono in vendita degli oggetti, sono 20 centesimi al mese per ogni oggetto. Quindi in maniera molto economica, senza dover pagare affitti, senza dover avere delle grossissime spese, dover fare magazzini enormi, ci si può mettere in gioco e provare a vedere se è un'attività che funziona e poi magari diventa un lavoro, nel senso che tanti piccoli artigiani poi incrementando la propria attività con Etsy hanno deciso poi di strutturarsi, magari aprire una partita IVA oppure aprire un negozio, oppure insomma diciamo che dà la possibilità di testare il proprio prodotto sul mercato. È una cosa interessante, perché in un modo soprattutto come te, dove veramente se tu ti apri un negozio e cominci a pagare il giorno prima che hai aperto il negozio, quindi è disastroso, no? Immagino bollette, ASL, chiunque venga a bussare alla Seicenesca ancora chiusa del tuo negozio chiusa. E a chiederti tutti i permessi possibili e immaginabili, tu qua hai la possibilità proprio di testare, di provare, a fare. E poi a quel punto, anzi, mi viene l'idea che forse poi di aprire il negozio per strada con la Seicenesca ti passa anche la voglia a quel punto. Direi di sì.
Confermo. Sì, 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 confermo. Sì. E allora, siamo in chiusura. Avete visto durante la nostra chiacchierata i sottopancia, i nomi dei vari negozi, che adesso però vi chiedo a entrambi di ricordarci. Allora, partiamo da Verde. Verde, vediamo il tuo negozio. Ricordaci sì. Il tuo negozio, come facciamo a raggiungerlo? Il mio Etsy Shop è Alfieri Jewel Design. E basta cliccare nella barra di ricerca, scrivere nella barra di ricerca il nome completo e si naviga tranquillamente, si può vedere tutto quello il che c'è. Il best seller del momento qual è? Ma in realtà devo dire che comunque vari pezzi che tu stai facendo vedere sono i più quotati. Okay. I girocolli di carta colorata. Questi? Sì, sì, sì. Molto sì. Belli, sì. Questi qua sono. Ecco, questo è piaciuto moltissimo. Ecco, c'ho gusto, devo dire. Bisogna beccare i prodotti che piacciono a tutti. Sì, insomma. Sì, sì. Questo è tutto fatto a mano. Ricordiamo che tutta carta, si vede benissimo da questo dettaglio. Sono tutti piccoli ovali, tutti forati a mano, un lavoro incredibile, che meglio di così non può essere, perché comunque secondo me questo è artigianato, no? Piuttosto che fare le cose fatte industrialmente. Non c'è sfruttamento minorile, sottolineiamo. Sfrutto me stessa, e faccio le ore piccole e quindi alla fine quando riesco a vendere, quando vendo, sono veramente soddisfatta. Ok, e passiamo invece al negozio di Domenico. Allora, Domenico, facciamo una cosa, guarda, torniamo allora sul sito. Io voglio cercare il tuo negozio, come devo fare? Io vado su Etsy. Esatto, mettiamo nella... che non sono, ecco qua, qui c'è un cerchio qua in alto. Bravissimo, sì, nella barra di ricerca. Ma di ricerca cosa vi metto a scrivere? Di digiti front basement, front scritto basement. Basement. Invio. Eccolo qua. E ti capita subito il mio negozio. Arrivato, eccolo qua, è Made in Italy, quindi i tedeschi subito. I tedeschi, bravo. Capite che il tuo mercato principale è quello? Ma sì, diciamo che sì, ha parecchio successo in Germania. Si può navigare appunto sul tuo negozio, ricordaci appunto il nome e cognome del tuo negozio, anzi le coordinate del tuo negozio. Per arrivare direttamente sul negozio basta digitare frontbasement.etsy.com. Poi, nelle cose che ci sono, c'è questo bellissimo comodino che volete vedere, io continuo a farlo vedere, che è molto bello. Quindi è adesso di lampada, sì, adesso di lampada anche, quindi è perfetto. È un comodino bajou tutto in uno, cioè esatto, sì, bellissimo, sì. Pulito, qualsiasi design avete nella casa va bene. Casa mia ha un tavolo nero con un coso già, quindi starebbe benissimo. Così vediamo se magari arriva con una idea. No, scherzando, stai redando casa. Sto scherzando, sto sempre redando casa su quello. Guarda, sto a casa d'ufficio, studio e studi televisivi. Quando si fece, scusa, allora compra qualche mio gioiello di per regalare. E sì, no, mi fa, no, che mi fa contenta poi la ragazza quando vede i mobili, bisogna sempre tenerla buona. Quindi qualche gioiello di Verde va sicuramente preso e regalato alla propria compagna, che è sempre da tenere buona, se no sono proprio posto in un comune. No, però davvero io vi ringrazio tantissimo perché ci avete fatto conoscere una realtà che appunto è tanti anni che c'è in Italia, ma che è meglio ogni tanto ricordare, perché può essere l'opportunità, la possibilità. Non stiamo qua a fare tanti lunghi discorsi sulla crisi, cosa va che è, però come dire, una piano B, piano C, una possibilità in più per molti è interessante, la possono avere veramente al costo di due click, per dire, uno si apre il proprio negozio, perché poi c'è da dire, se avete poi in Italia siamo pieni di gente che sa fare cose fatte bene, sì, sa far bene, e anzi a volte l'unico problema è riuscire ad andarle a vendere sul mercato, che poi invece è complicato, pieno di regole, dove per un negozio è quasi impossibile. Beh, qua veramente due clic, una mail, sì, e poi solo fantasia, passione ed edizione, verrebbe da dire. Assolutamente. Giusto? Io vi ringrazio davvero tanto, grazie a voi, per i vostri negozi. Adesso poi farò un bel giro su Etsy, ho già capito che oggi la giornata si spenderà in shopping, e quindi davvero vi ringrazio tanto per avermi fatto conoscere questa bellissima piattaforma. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre ritorna questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano All News in diretta ai nostri studi con il telegiornale della sera. Domani Milano torna domani mattina alle ore 12:30 sempre qui in diretta. Domani martedì si parla di periferie. Grazie mille, arrivederci e a presto.